Ciao a tutti bambini e bambine, sono la maestra Amanda. Come state? Un altro giorno è arrivato e oggi vorrei parlarvi di un altro quadro. Anche questo lo conoscete di sicuro, è uno dei nostri incarichi. Sapete dirmi qual è? Bravi, brave, è passare la frutta. Ecco, questo quadro si chiama La famiglia e sapete chi l'ha dipinto? Fernando Botero, quel pittore che abbiamo conosciuto per l'incarico di chiamare in bagno. In questo quadro si vedono due persone, una donna e un uomo. Sono in piedi, probabilmente hanno appena finito di mangiare oppure stanno facendo uno spuntino, come facciamo noi a scuola. Il momento della merenda, come lo chiamiamo noi, è un momento davvero bello e importante. Si svolge la mattina, dopo il buongiorno, quando siamo tutte e tutti insieme in cerchio. È il momento in cui cantiamo, in cui ci si saluta, si raccontano cose successe. È l'inizio di un nuovo giorno insieme. Rappresenta la condivisione di qualcosa di importante, il tempo. Questo è il compito di una o due bambini o bambine del gruppo rosso. Il momento merenda è anche la conclusione della nostra giornata insieme. Ci si rilassa prima di riabbracciare le mamme, i papà, i nonni, le nonne, le tate. A volte si ascolta anche musica rilassante. In questi momenti siamo tutti insieme ed è bellissimo. Adesso concentriamoci sul quadro. Le due persone hanno lo sguardo serio, come nel quadro del bagno. Fernando, nelle sue opere, non dà espressione ai personaggi che rappresenta, perché questi, secondo lui, devono trasmettere le emozioni attraverso la scena, le azioni che fanno e non le loro espressioni. Pensate un po', quando a Fernando hanno chiesto: perché le persone dipinte non guardano qualcosa e sembrano avere lo sguardo perso? Lui ha risposto così: l'arte non deve mai guardare lo spettatore, cioè chi guarda il quadro, ma viceversa, perché altrimenti le persone guarderebbero solo gli occhi e si perderebbero tutta la bellezza dell'insieme. Ora concentriamoci sulla tavola. È apparecchiata, ma non con un ordine preciso. C'è della frutta, ci sono dei piatti e anche delle posate. Cosa starà per mangiare la signora? Forse una pera verde? Il signore, invece, ha in mano un succo oppure una spremuta d'arancia. Probabilmente anche loro sono golosi di frutta come alcune ed alcuni di voi. Ma ora viene il bello. Vi va di raccontarmi qual è il vostro frutto preferito? Il mio è questo e finalmente è arrivata la stagione in cui posso mangiarlo. Buona merenda di frutta! Ciao a tutte e a tutti! Un bacione! Poi piace anche a lui. Ne è super goloso.